10 maggio si rinnova l'appuntamento con il Qui Votici Sport, interregionale sportivo di Qui Bologna appunto TV. Partiamo subito dalle notizie legate al mondo del calcio, perché al 90% sembra fatto il trasferimento di Alessandro Diamanti alla Juventus. Il fantasista del Bologna sembra infatti in arrivo alla corte di Antonio Conte a Torino. Un investimento di mercato importante per le casse rossoblù, che cederebbero sì il suo giocatore di maggior talento, ma nella trattativa potrebbe entrare Sorensen e soprattutto il giocatore della Juve, Emanuele Giaccherini, che non ha più o meno le stesse caratteristiche di Diamanti, ma che è sicuramente un giocatore talentuoso che può sostituire il numero 23 rossoblù. Per quanto riguarda invece il calcio giocato, domenica si giocherà l'ultima partita di campionato. Il Bologna ospiterà Dall'Ara alle ore 15 il Genoa dell'ex Portanova. Dal calcio passiamo al basket per le notizie riguardanti la Fortitudo Bologna, che ha ufficializzato il nome del suo nuovo presidente, che sarà Dante Anconetani. È stato scelto da Marco Calamai, una bandiera, un ex giocatore della Fortitudo, che ha deciso quindi di sposare il progetto, sposare la rinascita della Fortitudo ed accettare l'incarico. Sembra più o meno una decisione come quella fatta dalla Virtus di incaricare Renato Villalta alla guida della società bianconera. Sembra che la Fortitudo abbia fatto più o meno, abbia seguito la stessa linea, scegliendo un ex bandiera bianco-blu, scusate. Per quanto riguarda la Virtus, appunto, abbiamo detto della scelta di Villalta. Si sta componendo la nuova società senza ormai l'amministratore delegato Claudio Sabatini, e si cercherà, dopo soprattutto il rinnovo, il fatto che Beppe Poeta abbia deciso di rinnovare per altri 2 anni e abbia voluto sposare questo progetto, di costruire una squadra competente attorno al suo play. Per quanto riguarda invece il calcio a 5, purtroppo parliamo dell'eliminazione, oltre a quella del caos, anche quella dei nostri amici dell'Aposa, che hanno perso e sono stati eliminati nel girone di qualificazione dei playoff, nonostante l'ultima vittoria, nonostante soprattutto non aver mai perso nel girone. Infatti, dopo i pareggi con Artusiana e Fidenza, è arrivata la vittoria con Suzzara, che però non è bastato a causa della migliore differenza reti per quanto riguarda l'Artusiana. Dal calcio a 5 passiamo alla notizia di cronaca riguardante Bologna, perché domenica si svolgerà l'edizione della Stra Bologna, con partenza alle ore 10 da Piazza Maggiore. Ora è il momento che aspettavate tutti da una settimana a braccia aperte, perché arriverà Marco Lacci e la sua top 1-1. Mercoledì 15 maggio ho il piacere e l'onore di avere in trasmissione con me. È stato mercoledì, giorno di festa, pulisci il culo, faccio. Vabbè, ma lasciamo stare. Va bene. E oggi nel TG Sportivo si inserisce anche la top di prepotenza, la top 1-1. Top 1-1, beh, l'appuntamento ormai è settimanale, quindi se a te ti fa piacere, io vengo. Perfetto. Se no, vengo lo stesso. A me fa sempre piacere quando ti vedo, vabbè. Te lo dico sinceramente. Penso così anche Rene, ma va bene. Partiamo subito dalla formazione di questa settimana che tu hai scelto. Ma anche questa settimana poi alla fine, vedi, voi non vuoi, è un 4-3-3. Perché comunque i protagonisti, come dire, ricoprono queste zone del campo. Perché ti piace attaccare? Diciamo che la penso poi come l'allenatore della settimana, in maniera equilibrata, perché poi nel calcio se ci sono gli equilibri è giusto. Andiamo male, prendiamo dei gol. È vero, è vero. Quindi 4-3 ci sta. Parte al portiere. Ma il portiere della settimana, Renzo Soldati. Il portiere del Porretta, dove al di là della promozione che ha ottenuto appunto con il Porretta, non ha preso gol questa settimana, e quindi per me è giusto che lui sia il portiere della mia top 1-1. È vero. Di 11. E poi, se non mi sbaglio, il Porretta sarà la migliore difesa del campionato. Sì, beh, alla fine è quello che è meno imbattuto. Esatto. Quindi. Difesa 4, difesa 4 da partendo da destra abbiamo un Davide Vitale del Boca Junior, ex Corticella, quindi è l'attributo perfetto, tutti in famiglia, anche se io non lo sapevo, ma l'ho inserito. Poi io guardo poi quello che succede durante la settimana. Cosa ha fatto Vitale questa settimana? Ha fatto un'ottima prestazione, quindi per me verrà inserito tranquillamente per il fluidificante destro. No, vabbè, ha fatto una bella partita contro il Locomotiv di San Biagio, quindi su un 5-3, una partita sembra tennistica, lui vuoi non vuoi ha fatto la sua prestazione. Poi mi serviva un terzino di spinta, quindi difensore centrale, partiamo con quello al centrodestra, dove c'è Lorenzo Monari della Pianarese. Questa Pianarese che le ultime giornate, vuoi non vuoi, la trota tomba, poi il portiere, poi Greg, poi vedi, c'è sempre un singolo che nelle ultime giornate ha fatto la differenza e si è stato appunto premiato mettendolo nei miei 11. Sì, la Pianarese che ha raggiunto i playout, ha fatto un miracolo. Era un miracolo che era spacciata un mese fa, scommette 1000 euro, me li davi a me, era meglio, però alla fine, voglio dire, nessuno avrebbe scommesso e ho fatto i playout, farai i playout.
E quindi ha poi tra l'altro ha segnato un gol, quindi sì, meritiamo, un difensore che fa gol, per me è da prendere poi assolutamente nel fantacalcio, ma ne parleremo più avanti. Centro-sinistra della difesa. E Salvatore Guercio, un giocatore d'esperienza, dove ha militato in campionati importanti, eccellenza, promozione, sì, si ritrova a giocare a Malalbergo tra gli amici e fa la differenza, vuoi non vuoi, uno che ha masticato del calcio che conta. Nel dilettante, ovviamente. Ha fatto un gol vittoria nel derby. Cioè, all'ultimo minuto, quattresimo, quindi il 2-1 che è poi il gol promozione. Perché poi il Saragozza dietro premeva. Lui l'ha insaccata e ha portato, come dire, la promozione. No, ancora non ha portato, manca una giornata. Ma per me dai, però sono lì. Vai tranquillo, vai tranquillo. Dai, va bene, quindi Salvatore Guercio e l'altro centrale. Terzino sinistro. E Filippo Scalici. Grande Pippo. Grande Pippo, del Pianisetta, viene premiato come terzino sinistro, messo poi da me, terzino sinistro, poi lui se vuol giocare deve far così. Se è destro, mancino, io lo metto a sinistra, vuoi giocare, te la senti? Sì, allora viene a sinistra e stai zitto. E entra nella mia top 11, mi fa il fluidificante di sinistra. Anche perché ha segnato un altro gol. L'ennesimo gol, quindi questa settimana mi tocca premiarlo perché me lo merita, quindi... Il terzino sinistro è lui, sì. Filippo Scalici. Centrocampo a tre. Centrocampo a tre, come piace a me, lui partendo da destra, il centrodestra, diciamo così, perché poi sono tre centrali, quindi la mezzala destra, Enrico Balestra del Limolese. Abbiamo sempre visto come le altre settimane premiato Spagnoli, ma questa volta credo che se Spagnoli fa bene, anche perché chi ci corre di fianco fa la differenza. E questa volta Enrico Balestra viene inserito nel mio centrocampo. Che ha realizzato anche una doppietta. Sì, alla fine vedi, ha tolto, come dire, i riflettori a Spagnoli facendo due gol lui e a me poi alla fine... ha dato il secondo posto al Limolese. A niente! Vabbè, ci sta per dire, vabbè, andranno a fare poi gli spareggi, quindi sì. Merita di essere inserito nei miei 11. Davanti alla difesa? Abbiamo un Luca Tovoli, dell'Airone, non è il Tovoli della Milanese, ma è uno dell'Airone che ha fatto anche lui un gol vittoria contro il Castelnuovo Rangone. No, a Castelnuovo Rangone, ma non contro Castelnuovo Rangone. Ah, a Castelnuovo. È come quando lui diceva da giocare a Riale, ma non gioca contro il Riale, no, qui c'è il campo in affitto, andiamo a giocare qua. Vabbè, sì, l'ha fatto un gol, però. Un gol per l'Airone che sono importanti, che fa risalire l'Airone da un po' il discorso con la Pianorese. Sì, fare così, allora, sfondare le porte. E un gol pesante in chiave salvezza. E mentre il centro sinistra, la mezzala sinistra del centrocampo è Leonardo Sapori del Monte. Non del Monte. Del Monte, ha detto sì. Del Monte, cosa? Come del Monte? Vabbè, sì, Del Monte che ha fatto una doppietta, un gol vittoria al 94esimo, quindi è stato il protagonista assoluto di questo match e viene premiato anche lui, c'è la gamba 3. Anche perché ha avuto una palla vicina che si giocava al secondo posto. Quindi è una partita, si è inguagliata, è una partita importantissima. Le tre punte davanti. Beh, come non faccio a citare il Nano Ventura, che viene da dei campionati un po' altalenanti per un po' di infortuni, un po' di piazze che non si è trovato bene. Quest'anno ha fatto bene all'Axis, tant'è che ha fatto poi alla fine il gol vittoria, il gol promozione, e sembrava che con l'arrivo di Nandolfi venisse un po' oscurato, invece comunque è sempre detto la sua. Ha fatto un gol pesantino, diciamo. Ma giusto un attimo così. Poi tra l'altro è una partita dove il Montebrado cioè, ha combattuto fino alla fine, sì. Quindi è stato bravo tutti, ma lui si è trovato al posto giusto nel momento giusto. Poi l'altro, la punta di sinistra nella mia top 11 è Alessandro Barbieri del Galeazza, dove facendo una tripletta, sai com'è? Non me la niente. E uno spareggio decisivo per andare su. Quindi... Poi non è che ha fatto anche 100 km, perché arrivare a Berra, cioè a Rovigo, minimo fai una trasferta in treno. Minimo. Sì, però da Galeazza. Ah, è da Galeazza? Sì. No, di quello di Berra, veniva qua. È come dire... È altro di Ponte d'Agoscuro. Ho capito, ma è come dire, è stato tutto colpa di quel gol a freddo, no? Esatto. Quindi quello del Berra, è arrivato qua, ha fatto 100 km, ci fa il cazzo e fa... Ma sa che lui ha fatto una tripletta, ah, rispetto alla situazione. Di fa tre gol, merita sì, di essere citato. E lui è addirittura inserito, citato e inserito nei miei top 11, sì. La punta, il diamante, Luciano Gamberini della Castelletese, doppietta anche per lui dopo aver fatto una rimonta sul campo del Basca, quindi i tre attaccanti di peso di questa settimana sono appunto loro. Ventura, Gamberini e Barbieri. Quindi, menzione d'onore a?
a chi vuoi tu? A Marco Lacci, perché ha realizzato una doppietta. No, ha fatto gli stessi gol che ha fatto in un campionato, in una partita. Sì, sembrava quasi un'offesa al campionato. E per non deludere tutti, hai sbagliato il rigore. Ci sta, no, per essere coerente con me stesso, esatto. Basta sbagliare un rigore sul terzo. Però ci sta, io ho visto la prestazione che no, vabbè, ma non è. Non, perché la dici? Vabbè, comunque, l'allenatore della settimana, visto che dopo mille problematiche, comunque. Degli occhi, come dire, puntati e comunque in una società dove non si sta bene, per carità, perché è una delle migliori sulla piazza, non è facile lavorare. L'allenatore della settimana per me è Ivan Broglia, vincendo il campionato con è molto difficile, perché c'è una squadra forte. Beh, lì un misto bolognese, modenese, e si è chiamato lui proprio, direttamente Broglia. Ringrazio per fargli i complimenti, semplicemente perché non si è venuto nella pistola. No, devi rispondere a Broglia. Comunque, e continua anche. No, comunque, al di là di scherzi, quindi Broglia per me è un allenatore che deve essere appunto citato e menzionato e inserito nella mia top 11. Poi abbiamo la squadra la settimana, che è il Carioca, appunto battendo. Sì, qui è latinoamericano, proprio i trenini che vanno. Pensa dopo che hanno vinto lo sconto diretto. Poi sono tornati col pullman dopo 3 giorni. Sono passati il Rio, sono andato. Che squadra che c'è, che paese? Camugnano. Saluto gli amici di Camugnano. Fanno il carnevale Camugnano, una Pudignano qua. E quindi il 4-1 contro la Bazzanese, ed è la squadra appunto della settimana. Per la top 11. Sei contento? Sei soddisfatto? Sì. Posso andare? Ho famiglia. Vai via che devo finire di leggere. Va bene, dai. Ciao, alla prossima. Con la top 1-1 di Marco Lacci si chiude l'edizione odierna del Qui Botici Sport. Io vi rimando all'appuntamento domani per restare informati con le notizie sullo sport locale. Grazie per l'ascolto e a presto.